Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Rasta, ragazzi, siamo nel server. Allora, io come vedete sono praticamente senza niente, tra l'altro si sente anche sparare. Vabbè, io sono nel server degli sportiveggianti. Tra l'altro qui stavo facendo un giro, sono morto perché qua credo non sopravviveremo molto, presumo. E c'è una torre lungo la strada, non so, io adesso sono appena morto perché ero uscito di casa, poi avevo lasciato un attimo il personaggio fermo, qualche zombie deve avermi devastato. Adesso ci facciamo un giro, ragazzi, perché avevo qualche comunicazione da fare. Ah, maledizione, ho scelto la zona sbagliata perché, porca mignotta, ci sono anche le radiazioni. No, più che altro perché, come detto, sono appena rinato, infatti come vedete sto senza niente, a parte un paio di cose che ho trovato. Dobbiamo evitare assolutamente gli zombie perché non abbiamo niente, quindi vabbè, questo è lento, lo possiamo evitare. E allora ragazzi, questo video è giusto per fare qualche comunicazione riguardo il server. Il server sembra che stia andando bene dal punto di vista della connessione. E poi mazza che torre. Io per adesso sto giocando abbastanza poco e non ho neanche una casona, come qualcuno qua già sembra che sta attrezzato benissimo. Io invece sto abbastanza lì, c'è un giocatore, spero non mi ammazzi, almeno riesco a finire il video. L'unica cosa, ragazzi, era appunto alcune piccole comunicazioni riguardo il server, nel senso che alcuni mi avevano detto, o stavano dicendo comunque, per mantenere la calma e quello che avevo detto, la civiltà all'interno del server. Adesso abbiate pazienza, questo video cercherò di farlo durare poco, sta facendo anche notte, però era una comunicazione che dovevo fare, ragazzi, per mantenere la civiltà e tutto. Alcuni hanno detto, vabbè, quello ha detto questo, quello ha detto questo, insomma, io già lo sapevo, già avevo l'idea che sarebbe successo una caciara, ma io l'ho detto, ragazzi, nel senso che il server è da 250 posti, ma io preferisco avere sul server 10 persone che si comportano in modo civile e tutto, nonché 200, tra virgolette, idioti. Quindi, nel senso, voi non vi fate problemi a segnalare, anzi, dovete, tra virgolette, darci una mano, dare una mano a me e a quelli che alle persone che gestiscono il server. Io, come detto, faccio da tramite e avevo detto appunto di fare degli screen con F12. Voi fate uno screen delle eventuali, come vedete la chat, c'è cioè l'invaso. Se vedete delle offese, se vedete delle cose del genere, segnalatelo, nel senso fate degli screen magari di seguito della conversazione dove ci sono queste offese e io li passerò a chi amministra il server e voi cioè, sotto questo punto di vista, ragazzi, naturalmente io chiedo anche, tra virgolette, un favore a voi, ma dovreste aiutarci appunto anche in questo aspetto, perché naturalmente gli amministratori non è che stanno dalla mattina alla sera sul server a controllare. Non potete pretendere che, o magari lamentarvi e dire, quello ha fatto questo, quello ha fatto quest'altro, sto server è così o colà, come succede anche in altri server, l'ho letto anche su altri server quando giocavo prima, eccetera. Ma anche voi dovete, tra virgolette, dare una mano. Negli altri server, magari dove ad esempio quelli stranieri eccetera non si riesce, è un po' più difficile, però io qua vi ho dato gli strumenti, voi sapete, diciamo, che ci sono io, quindi come detto potete mandarmi lo screen con le eventuali offese, quello che non va, e io, ok, qui presumo moriremo brutalmente, vabbè, comunque cerchiamo di andare avanti. E io li passerò appunto a chi gestisce il server, agli amministratori, eccetera, eccetera, e loro vedranno cosa vale la pena e cosa no. Quindi far passare, tra virgolette, perché nel senso, come detto, se uno mi ammazza e dico, cioè non gli dico niente di eccezionale, non è quello, le offese pesanti però non saranno tollerate. Io, come detto, ragazzi, se ci sarà da bannare 300 persone non c'è alcun problema, saranno bannate 300 persone, non, sta facendo anche notte, quindi sotto questo punto di vista l'ho detto, non è un problema. Voi basta che segnalate, mandate lo screen magari, come detto, sulla pagina Facebook, mandatemi un PM e io lo girerò direttamente agli altri, perché come detto non sono io quello che gestisce, diciamo, ban e cose del genere. Io faccio appunto solo da tramite. Come detto, ragazzi, sarà un video solo così per andare in giro. Magari, come detto, ci diamo un'occhiata. Io anche, come sto scoprendo il server, però per il resto era giusto per farvi questa comunicazione.
E per il resto, ok, vediamo se questo non mi uccide. Spero che non mi uccida. E per quanto riguarda le altre cose, io cercherò di organizzare degli eventi, ragazzi, più avanti. Cercherò di fare qualcosa di molto ma molto interessante all'interno del server. E quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati perché adesso mi organizzerò magari appunto anche con gli amministratori perché lì mi servirà un po' una loro mano per organizzare il tutto. E quindi niente, per il resto questa è una comunicazione. Il server dal punto di vista del lag, eccetera, sembra andare bene. Dal punto di vista della civiltà, come è normale che sia, ci sono sempre dei soggetti che fanno caciara. A me, quelli che amministrano, ho chiesto come stava andando da quel punto di vista e mi hanno detto che qualcuno è già stato bannato, ma io cioè, lo sapevo, me lo aspetto, me lo aspettavo. Infatti anche per questo vi ho detto che anche in questo video, ve lo ripeto, cercate anche voi di collaborare. A parte di, come detto, comportarvi in modo civile, cercare di non andare sopra le righe, se c'è qualche problema, comunque fate come detto lo screen, comunicate. Naturalmente, non è che mi venite a dire guarda, quello mi ha detto quello mi ha detto quell'altro, perché non è che posso stare a sentire tutte le campane. Nel senso, uno mi può dire una cosa, ma se non, tra virgolette, non la vedo scritta in chat, non è che posso dire all'amministratore oh, guarda, questo ha detto quell'altro. Cioè, non è che stiamo all'asilo, all'elementare, dove uno dice maestra, quello mi ha detto scemo. Dai, cioè cerchiamo di fare un attimo anche un minimo di maturità anche da parte vostra. So che ci sono molti ragazzi abbastanza giovani, però ragazzi, io l'ho detto, cercate di essere abbastanza civili, no, abbastanza essere civili, perché io come detto, l'ho detto anche agli amministratori, se si tratta di bannare 100 persone, per me non è un problema. Io gioco benissimo in server dove c'è un tasso di è uno zombie? No, non ho capito. Vabbè. Dicevo, dove si riesce a comunicare in modo civile, se sono solo offese, cose del genere, cerco di la cerco di lasciar. Vabbè, lo lasciamo in amicizia con. Se mi segui e vedi, non ti ho dato una mano perché sono un attimo distratto con il commentary, ma in amicizia ti supporto. So che sei vicino a casa. Anzi, almeno me l'ha tolto il lupo perché non lo vedevo molto fidato. E intanto ci facciamo, come detto, il giro dell'isola. Io sostanzialmente fino adesso ho solo esplorato un po', ho fatto un po' di giri. Quindi ragazzi, mi raccomando, cercate di essere, cioè dateci una mano anche voi, perché è normale che non è che possiamo avere 6.000 persone che stanno lì a controllare tutto il giorno la chat. Non è assolutamente così. Siete anche voi che per la tra virgolette, per il benestare, per il benessere del server dovete collaborare e avete questa opportunità appunto di fare un piccolo screenshot, magari mandarmelo e io lo girerò, come detto, agli amministratori e valuteranno se è necessario prendere provvedimenti o meno. Come detto, io me ne sono tirato fuori da queste cose perché non voglio essere cioè, nel senso, non voglio essere io a decidere no, quello sì, quello. Io ho detto, nel rispetto delle regole, dell'educazione, eccetera, sì. Aspetta, qua mi sa che moriamo in modo brutto. Vabbè, sti cazzi, tanto comunque le cose fondamentali le ho. Cos'è? Workbench così per strada, vabbè. Le cose fondamentali le ho dette. Per il resto, ragazzi, vi ripeto, cercate di essere abbastanza maturi per quanto voi possiate essere magari giovani, eccetera, eccetera. Però per il appunto benessere di tutti quanti, per il benessere, per divertirci, cioè questo lo facciamo per divertirci. Se io devo tornare magari da un altro casolare lì, se persone tornano da scuola per sfogarsi un po', chi torna dal lavoro, chi impegni, chi cazzi e mazzi che ci riserva già la vita, cerchiamo di godercela almeno qui in game, cerchiamo di non farci il sacco. Il maialo, no dai, il maialo lo prendo, giusto così. Oh, ma che fa? Scalcia, diga! Buon uomo! No, che è un lupo quello. No, no, no! Allora, vabbè, sti cazzi il maialo. Via, 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 via. Vabbè, lo facciamo un'altra volta, ci sono delle casette, fa niente. Io scappo, scappo. Oh, zombie, zombie. Altre torri, non lo so, vabbè, io vado. Comunque, ragazzi, come detto, cercate di darci una mano anche voi.
Perché noi non è che, cioè noi, chi lo gestisce, come detto, non è che sta dalla mattina alla sera qua sul server. È normale che alle volte c'è, alle volte non c'è, dovete collaborare anche voi. Io, come detto, preferisco che sul server rimangano 10 persone civili nonché al posto di 200 incivili. Per me non è un problema, io non voglio un server pieno di gente, io voglio un server con persone intelligenti, con persone civili, con persone educate, che siano 5, 10 o spero anche di più, non fa niente. Mortacci sua però se corre. E niente, questo era tutto. Io adesso, come detto, adesso abbiate pazienza, ma in questi giorni purtroppo, ragazzi, non ho avuto tantissimo tempo per registrare Rasta. Avrei voluto fare qualcosa, anche questo volevo farlo prima, ma non ho avuto appunto moltissimo tempo per farlo. Vabbè, accendo la torcia, se qualcuno ci vuole ammazzare ci ammazza, che ce ne frega, tanto ormai ci siamo fatti una bella camminata. E per il resto, ragazzi, come detto, organizzerò qualche evento più avanti, già ce n'ho in mente parecchi, però volevo un attimo vedere come procedesse qui con il server a livello di lag. Diciamo, qualche volta mi è capitato, però credo sia normale che ci siano alcuni momenti della giornata in cui laghi un pochino, però per essere un server così grande, anche quando c'è un bel po' di gente, sembra che... guarda quali zombie... sembra che si riesca a giocare piuttosto bene. Come detto, per quanto riguarda chi fa caciara, se va sopra le righe voi segnalatelo e è easy così la cosa. Non è che... cioè non... mortacci, non mi giro, ok, non mi giro. Perché non è che si può dire... cioè lamentele nel senso a dire non hanno bannato magari questo, non hanno bannato quest'altro, cioè dovete anche comunicarlo voi, perché come detto non è che uno sta qui dalla mattina alla sera. Quindi mi raccomando, ragazzi, segnalate nel caso ci siano problemi. Aspettate che saluto questo. Ciao ragazzi, come... ciao, mi sentite? Ale. Sì, sto registrando, se volete salutare. Abbiamo... Aspetta, fermi che non leggo i nomi. Anzi, diteli voi i nomi, che sennò facciamo un casino, vai. Boa. Poi? Kovacki. Ok, salutiamo i nostri sportiveggianti che sono a caccia. Io sto facendo un video, ragazzi, mi raccomando, poi seguitelo. Ci sono alcune comunicazioni sul server. Poi organizzeremo un po' di eventi. E per il resto niente, io ero qui che stavo concludendo il video, anzi lo possiamo concludere insieme visto che ero arrivato alla fine. Allora niente ragazzi, noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale e altri sportiveggianti. Ciao.